Con un fuoristrada sfondano la vetrata di Media World a Castelletto Ticino, rubati alcuni iPhone, indagano i carabinieri. Sanità, nuovo colpo di scena in Ossola, 19 sindaci del centro-sinistra chiedono ai presidenti di convocare Chiamparino. Il presidente del Consiglio Comunale dà ragione a Mirella Cristina e il suo gruppo, quello legittimato a chiamarsi Forza Italia. Aspiranti professori a Domegna, studenti delle superiori insegnano francese ai bimbi delle elementari a scuola La Peer Education. Concerto col leader dei Dick Dick per i 17 anni di carriera del cantante della Solidarietà, Donato Defibrillatore alla CRI di Piedimulera. È stato un successo la 10ª edizione del Memorial Villa, appassionante duello fra Battisti e Fink. Ben ritrovati dalla redazione di Vicia Notizia, questa edizione del nostro telegiornale. In primo piano c'è la cronaca con il furto con spaccata messo a segno nella notte a Castelletto Ticino ai danni del negozio Media World del nuovo centro commerciale. Furto con spaccata nella notte al negozio Media World nel nuovo centro commerciale di Castelletto Ticino inaugurato pochi mesi fa. I ladri hanno sfondato la vetrata del megastore utilizzando come ariete un grosso fuoristrada, un Pajero che poi hanno abbandonato. Era circa mezzanotte quando è scattato l'allarme. Subito hanno arraffato i nuovissimi modelli di iPhone che si trovavano in un espositore. Non erano molti, solo 5-6 pezzi. Non hanno toccato nessun altro articolo del negozio, evidentemente erano interessati solo a quel modello di smartphone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che conducono le indagini. Si spera che qualche elemento utile possa arrivare dall'analisi dei filmati delle numerose videocamere di sorveglianza che sono disseminate nella zona, che potrebbero aver catturato la fuga dei ladri e dall'auto usata come ariete e poi abbandonata. I militari della stazione di Castelletto Ticino avevano subito istituito dei posti di blocco, ma senza risultato. Un precedente di furto con spaccata era avvenuto nel settembre 2013. Di mira era stato preso il bar ricevitoria OK. E grande apprensione oggi a Verbania per la scomparsa di un uomo di 45 anni che si era allontanato dalla sua casa di Intra intorno alle 5:30 del mattino senza indossare le scarpe e la giacca. Si sono messe in moto le ricerche che dapprima si erano concentrate soprattutto nella zona di Bieno. Si pensava infatti che il 45enne, molto provato per la recente morte del padre, volesse raggiungere il cimitero della collina verbanese dove è sepolto. La città e i boschi sono stati perlustrati da vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine. L'uomo è stato ritrovato nel pomeriggio a Suna, era nel giardino di una casa privata in via Trubetskoi e fortunatamente stava bene. I 19 sindaci che lunedì scorso hanno rispedito al mittente la proposta di dimissioni di massa qualora il DEA del San Biagio fosse declassato hanno mandato ai presidenti delle unioni montane dell'Ossola di convocare il governatore Chiamparino. Inutile sottolineare che c'è chi ha letto questa mossa come una delegittimazione di Cattrini. Tutto succede nel giorno in cui il comitato tutela Ossola prende carta e penna e scrive al ministro Lorenzin per chiedere che siano tutelati i diritti sanitari delle popolazioni delle terre alte. Un incontro a stretto giro con il governatore Chiamparino e la sua giunta in Ossola è il mandato che 19 sindaci, per inciso quelli che una settimana fa hanno contestato la proposta di dimissioni avanzata da Cattrini, hanno dato ai presidenti delle Unioni Montane Ossolane per fare chiarezza sul futuro della sanità provinciale. Un fatto nuovo che irrompe sulla scena politica ossolana a pochi giorni dai duri scambi di battute fra il PD e il sindaco Cattrini, e non sarà un caso se gli amministratori in questione sono tutti di area centro-sinistra. Il documento a firma dei 19 evidenzia interessamento al progetto sperimentale di riorganizzazione della rete assistenziale nelle aree montane, valuta positivamente il confronto istituzionale e rimarca che il DEA del San Biagio non deve essere declassato, come da pronuncia della rappresentanza dei sindaci, e che i 30 posti di continuità assistenziale e Alzheimer devono essere riassegnati a Domodossola e Premosello. Benché dal PD qualcuno si affretti a sottolineare la bontà dell'azione che mira a ricucire il territorio, è indubbio l'atto si presti a più interpretazioni e cavalchi una volta di più la divisione fra sostenitori e contrari alla linea Cattrini. L'incontro è con tutti i sindaci, non solo una parte, rimarca un anonimo dei democratici.
Ciò nonostante il mandato firmato dai 19 a molti è parso come una sconfessione dell'operato di Mariano Catrin in primis, del collega Giuseppe Monti poi, il portabandiera dell'Ostra in seno alla rappresentanza dei sindaci dell'ASL e del VCO. Catrin, interpellato sull'argomento, si dice sorpreso e preferisce non commentare. Chi parla invece è Giuseppe Monti, che arriva a mettere in discussione anche la permanenza del suo comune all'interno dell'Unione Montana dell'Ostra. Questa è una sfiducia a tutti gli effetti, spiega il sindaco Premoselli. Mi confronterò con il mio consiglio comunale e poi valuteremo. Una prima ripercussione, infatti, c'è già. Premosello Chiovenda non parteciperà all'incontro convocato dall'Unione Montana dell'Ostola giovedì sera per parlare di gestione associata della Polizia Municipale. E ora a Verbania il presidente del Consiglio Comunale dà ragione a Mirella Cristina e il suo gruppo, quello legittimato a chiamarsi Forza Italia, e con la Lega Nord fa sapere i rapporti sono ottimi. È quello che fa riferimento a Mirella Cristina, di cui fa parte anche Lucio Scarpinato, l'unico gruppo legittimato a chiamarsi Forza Italia in Consiglio Comunale. Lo ha deciso il presidente Diego Brignoli dopo la decisione di Adrian Chifu e Michael Immovilli di costituire un altro gruppo con lo stesso nome. La comunicazione ufficiale è arrivata ieri. Certo, il Presidente del Consiglio Comunale ha applicato alla lettera il regolamento come avrebbe dovuto fare e ha legittimato il nostro gruppo in quanto il primo gruppo costituito come Forza Italia Indipendenti all'insediamento del primo Consiglio Comunale. Con Immovilli quindi i rapporti come sono? Ma Immovilli ha deciso, prendiamo atto che ha deciso di uscire dal nostro gruppo consigliare, ha deciso di fare un proprio gruppo. Forza Italia diffida anche Chifu dal fare dichiarazioni riguardo il partito e proprio le affermazioni di Chifu su presunti pregiudizi della Lega Nord nei confronti della comunità romena avevano creato voci su dissidi tra il segretario cittadino del Carroccio Roberto De Magistris e Cristina, voci che i due hanno voluto dissipare con una conferenza stampa alla presenza del coordinatore cittadino di Forza Italia Massimo Manzini. Siccome ho ricevuto telefonate dove mi chiedevano cosa succede con Forza Italia, non succede niente, c'è stato, in funzione di alcune dichiarazioni di Chifu, mi sono sentito in obbligo di fare un chiarimento circa il rispetto che abbiamo degli immigrati regolari, per cui era il caso di chiarire la situazione, ma non abbiamo nessun problema, dato che oggi non abbiamo un consigliere comunale, passeremo le nostre richieste, le nostre istanze, magari attraverso Forza Italia, se non succederà ancora qualche ribaltone questo consiglio così instabile. In un articolo del settimanale L'Espresso dal titolo Gattopardi in provincia, la classifica degli sprechi. Il VCO compare al nono posto tra le province, per così dire, minori. Siamo al nono posto per numero di dipendenti assunti tra le piccole province italiane che non superano i 170.000 abitanti. E questa è la fotografia che il settimanale L'Espresso fa del Verbano Cusio-Ossola in un pezzo dal titolo Gattopardi di provincia. Un articolo teso a denunciare gli sprechi delle province. Anche se a dire il vero il VCO viene tirato in ballo forse un po' a sproposito visti i numeri pubblicati. Per L'Espresso il VCO è dunque al nono posto tra le 10 piccole province, conta 160.143 abitanti, 190 dipendenti assunti ed ha un costo del personale pari a 7 milioni di euro, che è la metà di quanto spende Vivo Valencia, che di abitanti ne ha 163.000 e dipendenti il doppio, 384, meno anche di Rieti, 156.000 abitanti, 300 dipendenti. La stessa spesa del personale è inferiore ad altre province identiche alla nostra. Il VCO spende 300 euro per cittadino contro i 460 di Isernia, i 528 di Gorizia, i 796 di Vibo o i 702 di Rieti. Nella tabellina sui numeri del crack finanziario il VCO è lontano dallo squilibrio offerto da Ascoli Piceno, 13 milioni di euro, Vibo Valencia 11 milioni, Bologna 9 milioni, Messina e Siracusa 10 milioni, contro i 2 milioni certificati per la nostra provincia che pesano su ogni abitante con un debito di 13,55 euro a testa. Che non ci siano soldi lo si sa, è l'ultima polemica con la riduzione della velocità a 30 km orari in caso di ghiaccio. E lo dice lunga, mancano i soldi per pulire le strade e l'invito è ad andare piano con l'auto, ipotesi che ha fatto insorgere preoccupati per la sicurezza i sindaci di Ornavasso e Premosello Chiovenda. Appare quindi originale la segnaletica creativa apparsa su alcune strade provinciali, un foglio ciclo stilato con il limite dei 30 all'ora e il simbolo della neve appiccicato sui cartelli. È regolare un cartello così per il codice della strada? E ora andiamo a Domegna, le nostre telecamere hanno seguito una lezione davvero speciale. Studentesse delle scuole superiori di Domegna insegnano francese ai bimbi della primaria, un progetto promosso dall'Istituto De Amicis, un momento di studio che piace ai grandi e ai piccini.
Tra le nuove strade una è quella di pensare a un'educazione tra pari, con un passaggio orizzontale per quanto riguarda le conoscenze, per una maggiore affinità, una maggiore simpatia anche che si crea tra gli interlocutori. In questo caso però quello che andrebbe anche sottolineato è che non si tratta di un gioco, ma si tratta di un percorso strutturato. Si fa giocando, ma si fa a scuola. Beh, questo sarebbe piaciuto a Rodari, che diceva si impara giocando, cioè lui e la cosa funzionava. Beh, insomma, allora a voi insegnanti delle superiori tocca un duplice compito, fare le insegnanti quando siete nelle scuole superiori, però poi insegnare anche ai ragazzi ad insegnare. Hanno proprio preparato in 2 mesi di lavoro tutte le sequenze pedagogiche delle unità didattiche che proporranno, quindi con tanto di obiettivi pedagogici, linguistici, e più hanno scelto il metodo con cui farlo, che chiaramente, data l'età, come sottolineava il preside, e data l'appartenenza a una generazione comunque digitale, è un approccio sia ludico sia tecnologico. Ne sono venute fuori 10 lezioni strutturate, autonome, molto modulari, che presentiamo qui in una classe terza elementare. È stato molto interessante lavorare tutti insieme, abbiamo fatto un ottimo lavoro, almeno secondo me, quindi spero che sarà un'esperienza altrettanto bella anche insegnare ai bambini. Cerchiamo di fare delle lezioni adatte alla loro età, quindi molto divertenti, con la musica, cose abbastanza semplici. Marta è prof di francese, eccola qui, vi siete proprio preparate veramente bene, ma userete anche nuove tecnologie, non il gessetto e la lavagna tradizionale? No. La lavagna interattiva, così possiamo utilizzare internet, tutti i video che abbiamo trovato, cioè non solo il quaderno che abbiamo preparato. Spero di fare una buona professoressa per i bambini e cercherò di aiutarli per capire un po' il francese. Karima, dimmi qualcosa di francese, così vedo se sei preparata. Moi, je suis Karima e je parle français. Je serai la prof de français de ces enfants. Veneto Banca ha donato 35 computer a 3 diverse scuole della provincia, la direzione didattica del primo circolo di Domodossola, l'istituto comprensivo Tomasetti Cantelli e il liceo Cavalieri di Verbania. I nuovi computer consentiranno agli studenti di ampliare la propria offerta formativa e affiancare alla tradizionale didattica un valido strumento di formazione. La dotazione è parte di un progetto di più ampio respiro che Veneto Banca sta portando avanti in questi mesi. Ad oggi Veneto Banca ha donato più di 200 personal computer nelle scuole di tutta Italia. Uno sportello a supporto dei soggetti interessati a bandi europei di fondazioni ed enti pubblici, la presentazione nei giorni scorsi. Presentato lo sportello Bandi VCO, il progetto vede come capofila Arsuni VCO e come partner la provincia e i comuni di Verbania, Domodossola e Omegna. Obiettivo, informare, fornire un supporto e favorire la rete così da avere maggiori chance per attingere con specifici progetti alle risorse messe a disposizione dai bandi europei di fondazioni ed enti pubblici. Il fatto di poter contare su una struttura di rete e che tra l'altro coinvolge risorse diverse, nel senso che sia in provincia sia nei singoli comuni o altri enti pubblici che possono essere coinvolti, ci sono delle competenze specifiche, è evidente, è comprensibile come sia un modo per facilitare chi si rivolge a chi pensa di potersi rivolgere al bando europeo per ottenere risorse. All'origine del progetto il corso di specializzazione di Arsuni VCO sulla progettazione con fondi europei in territori di montagna. Sede dello sportello è la villetta all'ingresso della biblioteca di Verbania, funzionazione presso Arsuni VCO. Saranno poi promossi incontri su tutto il territorio. Il primo domani, mercoledì alle 18, nella sede verbanese, saranno presentati i bandi pubblicati da Fondazione Cariplo con le modalità di presentazione e le opportunità ad essi collegate. Concerto per i 17 anni di carriera del cantante della Solidarietà Domodossola, ha donato un defibrillatore alla Croce Rossa di Piedimolera. Giovani emozioni si esprimono purissime in noi.
Pietruccio Montalbetti, leader indiscusso dei Dick Dick da oltre 50 anni, ospite d'eccezione sabato sera al Teatro Galletti a Domodossola per il concerto in occasione dei 17 anni di carriera del cantante della Solidarietà Salvatore Ranieri, col quale ha duettato. Tanta la gente in platea per applaudire i due cantanti e gli altri ospiti, alcuni anche giovanissimi, che si sono avvicendati sul palco. Nel corso del concerto sono state ricordate le attività di questi anni e di traguardi raggiunti dal cantante della Solidarietà, anche grazie allo sponsor Interfarmaci, presente alla serata. In particolare riflettori puntati sul progetto che ha visto la donazione di numerosi defibrillatori sul territorio. Nell'occasione la consegna di un nuovo apparecchio alla Croce Rossa di Piedimulera, iniziativa che ha visto Mediolanum come partner. Il defibrillatore peraltro verrà installato sulla nuova ambulanza in dotazione al gruppo tra un paio di mesi. 44 i volontari della delegazione piedimulerese, molti i giovani. Nel pomeriggio Montalbetti alla libreria Grossi di Domodossola ha presentato il suo libro 70 a 7000 con prefazione di Monio Vadia. Da bambino volevo fare l'esploratore, nessuno nella mia famiglia era artista, ha spiegato. Nel libro il leader dei Dick Dick rivela il suo lato più intimo e sconosciuto. Da tempo viaggia da solo, lasciandosi alle spalle gli impegni e le comodità per spingersi verso mete lontane. Racconta la sua scalata in solitaria dei 7000 metri della Aconcagua, la vetta più alta delle Ande, a 70 anni. Il cammino nella natura ostile e selvaggia diventa metafora del percorso della vita. E ora spazio alle offerte di lavoro dei centri per l'impiego del VCO. Offerte di lavoro VCO. A Gravellonatoce, ambito impiegatizio, si ricerca addetto o addetta a compiti amministrativi, diploma scuola secondaria superiore, esperienza, conoscenza PC e lingua inglese, part-time, preferibile iscrizione a liste di mobilità, contratto in fase di definizione. A Verbania si ricerca tirocinante commessa, diploma scuola secondaria superiore, domicilio Verbania e limitrofi. A Verbania, agente immobiliare, massima disponibilità oraria, residenza Verbania e limitrofi, tirocinio, auto munito indispensabile. A Domodossola, profumeria, ricerca tirocinante commessa anche con qualifica di estetista part-time. A Gravellonatoce si ricerca un geometra o ingegnere civile con contratto da definire full-time. A Bagnozzino si ricerca barista full-time anche festivi con esperienza, contratto in fase di definizione. A Stresa, isola pescatori, si ricercano un aiuto cuoco e un cameriere di sala con conoscenza di almeno una lingua straniera tra inglese, tedesco o francese. Qualifica alberghiera. Al momento della candidatura far pervenire agli uffici del centro per l'impiego il proprio curriculum. A Cannero Riviera, cameriere di sala, qualifica professionale, conoscenza tedesca e o inglese, automunito. A Cannobbio si ricerca operaio addetto a revisione autoveicoli, anche senza esperienza con diploma di geometra o maturità scientifica o perito industriale. Conoscenza di base PC, automunito, preferibile patente C. Preferibile abilitazione per revisione autoveicoli o disponibilità alla frequenza, contratto in fase di definizione. A Omegna si ricerca estetista qualificata con esperienza, indispensabile, per contratto a tempo determinato, in sostituzione di maternità, part-time. Per la provincia del VCO si ricerca agente di commercio dinamico, automunito, anche prima esperienza per azienda di prodotti di detergenza, anche nel settore lapideo, professionisti con partita IVA iscritte in ASARCO. Per la provincia del VCO, industria alimentare, ricerca agente di commercio con esperienza pregressa nella mansione, automunito, professionista con partita IVA iscritto in ASARCO. Gli utenti interessati alle offerte di lavoro, residenti o domiciliati nel territorio provinciale, potranno autocandidarsi recandosi personalmente presso la sede del centro per l'impiego della propria zona di residenza. Si avvisano gli utenti che, a causa della nuova procedura di calcolo ISEE, è necessario richiedere il nuovo modello ai CAF per aderire alle richieste degli enti pubblici. Il giorno 27 marzo sarà organizzata la navetta di collegamento con la fiera Io Lavoro a Torino, con partenza da Domodossola e da Gravellonatoce. Rivolgersi ai centri per l'impiego per le prenotazioni. E in apertura di pagina sportiva il canottaggio. È stato un successo la 10ª edizione del Memorial Villa. Appassionante duello fra l'azzurro Romano Battisti e il tedesco Schaumann Fink. È stata davvero splendida la 10ª edizione dell'Italian Sculling Challenge Memoria d'Orangelo Villa. I campioni si sono dati grande battaglia, in particolare la gara maschile ha offerto uno spettacolo sportivo di assoluto rilievo. Se il vincitore del 2014, Just Schaumann Fink, poteva giustamente considerarsi come uno dei principali favoriti, era altrettanto chiaro che i molti italiani presenti avrebbero messo pressione al pur forte atleta tedesco.
E proprio uno degli azzurri più titolati, quello Romano Battisti, capace di vincere la medaglia d'argento nel doppio ai mondiali 2014 e alle Olimpiadi 2012, è riuscito a tagliare per primo il traguardo posto come tradizione in regione Baniera Orta San Giulio, al termine di un entusiasmante duello con l'atleta tedesco. Il portacolori delle Fiamme Gialle ha percorso i circa 6 km del percorso, che prevede un passaggio davanti a Petenasco prima della circunnavigazione dell'isola di San Giulio, in 23 minuti 6 secondi e 7 decimi, mentre Schumann Fink ha chiuso in 23 minuti 11 secondi e 3 decimi. Ottima prestazione anche per Francesco Pegoraro, mentre quarto e quinto si sono classificati atleti del livello di Francesco Rigon ed Elia Luini. In campo femminile, pronostico pienamente rispettato con la vittoria della campionessa mondiale in carica Emma Twigg, attualmente in Italia per motivi di studio e tesserata per la canottieri Cernobbio. La forte atleta neozelandese, che si è detta entusiasta della vittoria, si è imposta con il tempo di 24 minuti 57 secondi e 5 decimi, staccando un atleta di altissimo livello come Elisabetta Sancassani delle Fiamme Gialle di quasi un minuto e mezzo. Terza la portacolori della Monopoli 2005 Fabiana Romito, mentre quarta e quinta si sono classificate rispettivamente Martina Comotti e Greta Banfi. Da segnalare sempre in campo femminile la partecipazione con vittorie di categoria dell'atleta americana Brigitte Source Kennedy, portacolori della più antica società canottieri statunitense, il Boat Club Narragansett, fondato nel Rhode Island nel lontano 1838. Anche la giovane americana ha detto che ritornerà sul Lago d'Orta e sicuramente insieme ad altri compagni di squadra. Parole che aumentano la soddisfazione dello staff della Canottieri Lago d'Orta per la buona riuscita di questa decima edizione dell'Italian Sculling Challenge. Parliamo di volley, le voci delle azzurre della Igor Novara, protagoniste della vittoria al tie-break contro Modena. Siamo entrate in campo con una grandissima mentalità e una grandissima attenzione, ma questa attenzione, nei particolari soprattutto sulla tattica, si è vista tantissimo nel primo e nel secondo set. C'è da dire, soprattutto nel secondo set, che Modena ha fatto tantissimi errori, soprattutto in battuta. Terzo e quarto set è calata la nostra tensione, noi ci siamo rilassati, abbiamo sprecato troppo e Modena ha smesso di regalare, ha cominciato a giocare con Rondon che spingeva la palla in banda. Quindi ci siamo un attimino complicati la vita, ma loro sono una grande squadra, quindi era giusto una gara comunque così concitata. Nell'intervallo poco prima del quinto set, prima ancora del discorso di coach Pedulla, è arrivato il tuo di discorso alle ragazze. Che cosa hai detto per motivare le tue compagne, insomma, e arrivare alla vittoria, al tie break? Ma gli parlavo di una situazione tattica, perché dovevamo prestare più attenzione sia al fondamentale di battuta, ma soprattutto sui loro due posti 4, perché passavano da tutte le parti, parallela, diagonale stretta, diagonale lunga, quindi volevamo prendere tutto e avevamo l'ansia di prendere tutto, dovevamo riprendere ad essere ordinate sulle nostre posizioni, e quindi abbiamo ripassato un attimino quella che è stata la tattica durante questi giorni, e devo dire che un attimino ha pagato. È stata una partita, nei primi due set hanno giocato loro, negli altri due noi. Era normale, infatti prima della partita non sapevo come sarebbe stata, ecco, questa partita, anche perché dopo una partita tiratissima in finale di Coppa Italia e a giocare subito la settimana dopo non è semplice, però abbiamo fatto divertire sicuramente questo pubblico. È stata una partita strana, punto a punto, comunque negli ultimi set è peccato, comunque abbiamo preso un punto e va bene. E ora con Daniele Piovera scopriamo ospiti e contenuti della nuova puntata di Basketando, che va in onda come sempre su VCO Azzurra TV il martedì alle 20.35 e replica il mercoledì alle 13 e alle 17.30. Nuovo appuntamento con Basketando, che non è andato in ferie nonostante non abbia giocato la Paffoni in questo fine settimana, nonostante non abbia giocato la Poli Opposti e la Mami, questo perché ci sono state le Final 8, Final 6 a Rimini di Coppa Italia dalla A2 fino alla DNC, e quindi qui alla Vecchia Omegna sono con noi Ricky Tavernelli, che come sta? Ciao Dani, sto abbastanza bene, dai, sto pian piano recuperando tutta l'estensione del braccio dopo il brutto infortunio contro Legnano, e pian piano sto cercando di rientrare. Insieme a Ricky Tavernelli c'è Devon Sadler. Ciao Devon. Ciao, ciao. Che dopo, sfruttando anche l'inglese di Ricky, colloqueremo, chiacchiereremo molto con lui. Ricky, c'è una missione da compiere, di tornare in campo prima possibile per te, però c'è anche un sogno della squadra. La 2 unica è stata conquistata, adesso
con 6 su 6 si può addirittura pensare ai playoff. Voi ci credete? Certo, noi ci crediamo e bisogna crederci tutti insieme, gara per gara, pensando già dalla prossima contro Ravenna. Quindi sabato contro Ravenna, tanto ci sarà un'iniziativa benefica importante perché MRG Sponsor Day della partita ha acquistato 1000 bandierine che verranno distribuite al pubblico. Chi lo vorrà potrà lasciare un'offerta, quanto ricavato sarà devoluto a favore della bambina di 3 anni della Valle Vigezzo affetta da una grave forma di tumore. Vi aspetto qui a Basketando con Devon Sadler e Ricky Stavernelli. E per il momento è tutto, vi ricordo il nostro sito internet www.tuttonotizie.info. Grazie per averci seguiti e arrivederci alle prossime edizioni.